È partito all'insegna dei grandi nomi il festival Il Sentiero degli Dei. Il premio Roberto Bracco è stato consegnato infatti a Michele Placido nella suggestiva cornice del parco Colonia Montana. L'attore italiano è stato protagonista con il suo spettacolo Serata d'Onore, un viaggio tra musica, poesia e teatro, tra i versi di Dante, D'Annunzio, Montale, Neruda e un omaggio alla cultura napoletana. Da Salvatore Di Giacomo a Raffaele Viviani, da Edoardo De Filippo a Sergio Bruni. Uno spettacolo legato alla grande tradizione napoletana, ha commentato Michele Placido prima di salire sul palco, in questo scenario unico e incomparabile. In questi anni abbiamo percorso tutta l'Italia, ma vedute così belle come ne vedo questa sera ad Agerola non ne ricordo. A consegnare il premio nelle mani del noto attore e il sindaco di Agerola, Luca Mascolo. Ascoltiamolo. È un festival che abbiamo aperto con il premio Bracco al maestro Placido, ma che continuerà incessantemente tutti i giorni fino all'11 settembre, rendendo Agerola un unico grande palcoscenico. Oltre ad essere un belvedere naturale sulla Costa d'Amalfi, noi andiamo a diventare il luogo del bello, del buono, dell'arte, della cultura. Ai nostri microfoni anche l'attore Michele Placido. Mi ha lusingato perché sapevo della frequenza del poeta, che non è poi stato l'unico dei grandi scrittori italiani, poeti e scrittori italiani, soprattutto se pensiamo anche a Di Giacomo, che ad aver frequentato questo territorio. Ancora di più, allora, come ha detto giustamente il sindaco, non si tratta di premiare soltanto l'attore Michele Placido del cinema e della televisione, ma soprattutto l'attore di teatro, e questa è stata la cosa che mi ha esaltato di più.